Scomparsa a Potenza 17 anni fa, i resti di Elisa Claps sono stati ritrovati all'interno di una chiesa. Come è stato possibile che in quella chiesa non si facesse una perquisizione? Strappata alla vita a soli 16 anni, Elisa fu barbaramente uccisa da Danilo Restivo. Danilo Restivo non ci stava bene con la testa. Fu solo lui l'assassino, vi furono dei complici. Ci sono persone che sanno, sapevano e sanno. La scomparsa di Elisa Claps è uno dei casi di cronaca nera più intricati che il nostro paese abbia mai conosciuto. È stato un caso proprio gestito malissimo. In cui depistaggi, errori investigativi e coperture. Tutti quanti hanno la loro colpa. Anche lui, il prete, ha detto delle bugie. Hanno consentito ad un ragazzino problematico di diventare un serial killer di donne. Che tra l'altro ha ucciso in due nazioni diverse. It's like I am in a horror movie and the movie won't stop. Ma che fosse l'assassino di Elisa, noi l'abbiamo detto dal primo momento. Sono Pablo Trincia e questo è Dove Nessuno Guarda, il caso Elisa Claps.